Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù chiamò i dodici e incominciò a mandarli a due e diede loro potere sugli spiriti immondi e ordinò loro che oltre al bastone non prendessero nulla per il viaggio, né pane, né bisaccia, né denaro nella borsa, ma calzati solo i sandali, non indossassero due tuniche. E diceva loro: entrati in una casa, rimanetevi fino a che ve ne andiate da quel luogo. Se in qualche luogo non vi riceveranno e non vi ascolteranno, andandovene, scuotete la polvere di sotto i vostri piedi, a testimonianza per loro. E partiti, predicavano che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano di olio molti infermi e li guarivano. Cari amici, innanzitutto continuiamo a pregare per il nostro Papa Francesco e per la sua salute. Siamo al Vangelo di questa domenica. Così inizia. Gesù chiamò a sé i dodici e li mandò a due. Chiamò a sé i suoi amici, non per rintanarli dal mondo, ma per mandarli nel mondo, in mezzo alla gente. Sono stati i primi di una lunga storia che arriva fino a noi. Quando penso a questi primi amici, mi si riempie il cuore di commozione e di gratitudine. È grazie a quei primi amici che ora ci siamo anche noi, chiamati, scelti da Gesù per stare con Lui dentro la sua amicizia, chiamati a partecipare alla grande opera di Dio, e così sono diventati protagonisti baldanzosi di questo struggimento di Cristo per la felicità degli uomini. Chiamata e compito è tutta questa pagina di Vangelo. Prendere coscienza di questo, prendere coscienza che la vita è una chiamata, è vocazione, diventa decisivo nella vita. A volte domando alla gente così nel dialogo: ma tu che ci sei a fare nel mondo? Non si può sentire appena boh. Per chi è chiamato e scelto da Dio, e questo accade per noi, come primo e poderoso impatto nel battesimo, per chi è chiamato e scelto da Dio, il mestiere della vita non è tanto essere padre o madre, avvocato, professore, eccetera, ma in tutto questo il grande mestiere di chi è chiamato da Dio è quello di essere profeta, parlare davanti al mondo della presenza del Signore e delle certezze che porta nella vita. La passione per la gloria di Cristo ci spinge alla missione e ci lascia senza tregua. Nella vita, questo è il cristianesimo. Nella vita la missione della Chiesa, e perciò anche di noi cristiani, è la missione, è annunciare Cristo. Non è soltanto parlare dell'aldilà, ma la missione della Chiesa è quella di far star bene l'uomo anche nell'aldiquà. Mi colpivano molti anni fa le parole di Giovanni Paolo II, eravamo nell'84, ad un incontro per un anniversario di tanti amici di Comunione e Liberazione. Lo leggo perché è per tutto, è per tutti noi. Diceva: andate in tutto il mondo a portare la verità, la bellezza e la pace che si incontrano in Cristo. Siate contenti, siate fedeli, siate forti e testimoniate che la vita cristiana è bella, è forte, è capace di trasformare la società in cui essa si inserisce. C'è un ultimo aspetto di questo Vangelo molto interessante. Anni fa mi sono visto un film, si intitolava così: Dio ha bisogno degli uomini. La scoperta di questo punto nella mia vita ha sempre dato molto entusiasmo nel mio cammino umano, nella mia vocazione anche di prete. A volte anche qui domando alla gente, perché è un punto molto difficile da immettere nella nostra esistenza: ma tu lo sai che Dio ha bisogno di te?
E tante volte mi sento rispondere, boh, non lo so, forse può fare anche a meno di me. E invece questa è la grandezza di Dio, la sua immensa libertà. Dio ha deciso di aver bisogno degli uomini. Ho bisogno di te, amico, ci dice Cristo. Prima di augurarvi ancora buona domenica, volevo ricordarvi che questa domenica ha anche un sapore sportivo particolare. Siamo alla finale dei campionati europei. Perciò noi sta a cuore molto la nostra patria, la nostra terra, la nostra Italia. Ricordo di aver suonato le campane ormai nel lontano 2006, quando abbiamo vinto il mondiale. Le vorrei risuonare di nuovo. Perciò stiamo tutti davanti al televisore a fare il tifo per la nostra Italia, per la nostra terra. Buona domenica e viva l'Italia!